Ciao, benvenuti alla lezione di Rassoda Tutto. Questa è l'ultima lezione che registro nel 2020, quindi vi auguro una buona fine e soprattutto un sereno inizio che sia ricco insomma, di speranza, di serenità e di belle notizie per tutti. E per la lezione di oggi ci servono i pesetti. Se non avete pesetti, prendete delle bottiglie d'acqua piene, almeno 1,5 litri. Tenete una sedia a portata di mano, potrebbe servirci anche l'asciugamano, tipo per fare lo stretching finale. Acqua da bere, sorseggiate un attimino. Tenete l'acqua soprattutto anche per il fine lezione per bere un abbondante bicchiere d'acqua. Consiglio, lo do a voi ma lo do anche a me, abbassate la temperatura perché verrà un pochino di caldo, ok? Iniziamo con un'attivazione aerobica molto leggera, di fatto un riscaldamento sul posto. Conosciamo questa camminatina sul posto anche perché l'home fitness questo ci concede, ok? Per iniziare, spingo bene dalla pianta dei piedi, muovo bene le braccia avanti e indietro, mantengo una buona postura della colonna vertebrale, mi ossigeno, inizio a muovere tutto il sistema. Comincio ad aumentare un po' l'intensità e l'aumento perché muovo, faccio un'escursione più ampia con il movimento delle braccia e il movimento delle gambe. Mi allungo sempre di più con la colonna in alto. Molto bene. Ora riscaldiamo bene le nostre articolazioni partendo dalle spalle con degli ampi cerchi. Tutte e due le braccia si muovono. Uno, due, tre, quattro, cinque. L'altro giro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Lascio i piedi leggermente separati, morbide le ginocchia, cioè un po' piegate, scendi per riscaldare bene la colonna vertebrale, scendo e risalgo lentamente. L'ultima a salire ovviamente la testa, mani alla base dei glutei, andiamo anche in un'estensione, dai piedi alla testa un ampio arco e ritorno in asse. Tenete le mani ai fianchi e fate disegnare il bacino dei cerchi. Uno, due, tre, quattro, cinque. Eseguo l'altro giro. Uno, due, tre, quattro e cinque. Bravissimi. Andiamo a muovere le ginocchia. Uno. Due, gambe unite, mani sulle ginocchia, disegna dei cerchi sopra l'area dei piedi. Anche l'altro giro. Schiena diritta, non stare ingobbito o eccessivamente inarcata. Molto bene. Prepara le mani nell'incavo della piega del pantalone e delle anche. Ok? Gambe separate, respira. Nel buttare fuori l'aria ti pieghi sulle gambe e con le mani fai proprio che vai a spingere in quel punto che ho fatto vedere. Le braccia sono distese e senti che procuri nella schiena un intenso autoallungamento. E ritorno. E ancora. E ritorno, ultimo. E ritorno. Lascio fuori le braccia e sposto il bacino con una iliaca prima poi l'altra avanti e indietro. Tieni contratto i glutei. Molto bene. E quindi riprendiamo la nostra camminatina sul posto.
Dopodiché, questa è la prima parte del nostro riscaldamento, è stato fatto, ok? La seconda parte è più un riscaldamento metabolico. Ai ai ai, liberiamo il leone dalla gabbia, per chi già segue questo corso e non solo questo corso. Faremo dei movimenti, degli esercizi davvero, davvero semplici, che non vi sto a spiegare in anticipo adesso perché sono davvero, davvero immediati e semplici, che faremo per 10 secondi alla massima intensità, a cui seguono 20 secondi di riposo passivo, nei quali state in piedi fermi, ok? Ferme, in una buona postura, quindi non gambe così, allungate verso l'alto. Per chi conosce bene la powerhouse, lavori con la powerhouse durante la respirazione, quindi bene il nostro giro vita, allungamento della colonna, attivazione del pavimento pelvico in su, eh? Allora, tra un poco iniziamo, intanto rimaniamo ancora nella nostra passeggiata, ok? Iniziamo precisamente fra una ventina di secondi e faremo la corsa sul posto, quindi immagina proprio di avere il leone dietro che corre per sbranarti, eh? E infatti noi fra 10 secondi partiamo e manterremo questa corsa per 10 secondi. Partiamo fra 4, 3, 2, 1, corsa sul posto velocissima, vai, muovi tanto le braccia, tanto le gambe, tanto le braccia, tanto le gambe, corri, 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 corri. Vai veloce, 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 stop, sul posto. Il prossimo sarà il jumping jack, il saltellino apro e chiudo, ok? Andate solo in una postazione dove avete libertà di movimento per le braccia. 4 secondi e partiamo. 2, 1, jumping jack. Vai, veloci le gambe, veloci le braccia. Saltella veloce, 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 veloce. Dai, 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 stop sul posto. Respira. Molto bene. Il prossimo esercizio sarà uno squat, ok? Che su due gambe, ok? Da eseguire alla massima velocità e profondità possibile. 2, 1, parto. Giù, su, giù, su. Parallele le gambe, orienta le ginocchia sulla punta dei piedi. Veloce, giù, su, e pausa, mi fermo. Il prossimo sarà la corsa a calciata dietro, quindi con il tallone che va a toccare il gluteo, ok? Fra 5 secondi, 3, 2, 1, calciata dietro, vai. Vai, 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 velocissimo con le gambe, sgambetta, sgambetta, sgambetta. Pausa. Molto bene, respira, allungati. Il prossimo sarà ancora la corsa sul posto. E lo faremo fra 5 secondi. Faremo fra 3, 2, 1, vai. Corsa sul posto, veloce. Corsa sul posto veloce, vai, 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 super veloce, super, 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 e voilà sul posto. 20 secondi, ci preoccupiamo solo di avere dello spazio per muovere le nostre braccia ed eseguire jumping jack sul posto, saltellino, apro e chiudo, ok? Lo faremo fra 5, 4, 3, 2, 1, 10 secondi a razzo, vai! Vai, 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 super, 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 veloci, pausa, voilà, recupera eventualmente la tua postazione per eseguire lo squat, separo già l'appoggio dei piedi, sarà, mi raccomando, l'allineamento ginocchia-piedi, vai bene indietro con il glutei, schiena che si muove come un unico blocco, fra 3, 2, 1, vai, su e giù, tac. Tac, veloci, veloci, voilà, dai, pausa, prima di fare la nostra calciata dietro, lo faremo fra 10 secondi, il tallone va a colpire il gluteo,
Ok? Fra 5, 4, 3, 2, 1, vai, calciata dietro. Muovi le braccia in libertà come riesci, anche ferme se vuoi, purché veloce e intenso l'esercizio. Pausa. Respira. Molto bene, ripartiamo dalla corsa fra 10 secondi, ragazzi. Forza, forza, forza. Non abbiamo ancora finito, manca davvero poco. 3, 2, 1, vai, corsa sul posto, veloce. Corsa, 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 corsa. Super, 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 super. Vai, 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 vai. Pausa. Bravissimi. Prossimo sarà jumping jack, quindi trova, io mi metto qua anche per una questione di soffitto, saltellino, apro e chiudo, ok? Fra 5, 4, 3, 2, vai! Apro e chiudo veloce, apro e chiudo veloce, dai, 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 pausa! Il prossimo sarà lo squat, quindi prepara solo l'appoggio dei piedi separato, diciamo poco più delle anche, davvero poco. Un bel respiro, mi allungo bene in alto. 5, 4, 3, 2, 1, squat. Vai, su e giù rapidi, come se mi sedessi e subito su, mi siedo subito su, voilà, mi siedo e subito su. Pausa, fermi, riavvicino i piedi, saremo già pronti per la calciata dietro e lo faremo fra una decina di secondi. Oh, abbiamo una super, no, 5, 4, 3, 2, si parte, vai, calciata dietro, calcia, calcia, sgambetta rapida, sgambetto rapido, dai, 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 pausa. Ultimo riposo passivo, a cui seguirà un minuto di riposo attivo, ovvero cammino attivo, ma davvero blando, eh? Cammino in giro per la stanza oppure faccio la camminata sul posto. Ok, un minuto da adesso, cammina, respira, sorseggia un attimino se hai bisogno, poca roba, eh? Un sorso solo. Voilà. Allora, finché camminate, vi riposate, respirate, eccetera, il primo gruppo muscolare che andremo a lavorare con più intensità saranno le braccia. Quindi andiamo a prendere la nostra sedia, ok? E i nostri pesetti. Io ho i manubri, se voi avete le bottiglie, recuperate le vostre bottiglie, ok? Intanto è pur sempre un riposo attivo, molto blando, alla ricerca delle bottiglie. Dopodiché ci sediamo, ok? E faremo per almeno un minuto un lavoro molto semplice. Da sedute in una buona postura alterneremo molto velocemente la flesso estensione dei gomiti. Qualche dettaglio: non state proprio con le braccia sull'orizzontale, ok? Un filino più giù, ok? Attenzione alla schiena che non deve stare inarcata. E inoltre il movimento alternato delle braccia, adesso esaspero l'errore, farebbe fare questo alla vostra colonna. Invece dovete stare stabili. Noi partiamo fra 3, 2, 1, si va un minutino, ok? Anzi no. Anzi sì, scusa, avevo preparato un minuto più 30 di pausa. Quindi un minuto così, ce la raccontiamo un po', vai veloce. Allungati in alto, mantieni il ritmo, allungati dalla nuca, rendi stabile la tua colonna, mi raccomando. Fai dei respiri profondi. Abbiamo già superato la metà, ci stiamo avvicinando ai 15 secondi, voilà, mantieni, bravissimi,
Voilà. Tre, due, uno, pausa. 30 secondi di pausa, sciolgo un po' e lo ripeto, oggi andiamo bene sui bicipiti, non solo, poi ci... Però lo stesso esercizio ripetuto andrà a potenziare e rassodare di più la loggia anteriore delle nostre braccia, sciogliti un po' con le spalle, un po' con la schiena, stop, si parte ragazzi, 3, 2, 1, vai, alternato, ossigenati bene. Allungati, senti l'appoggio degli ischi, l'allungo della colonna, le braccia non sono esattamente sull'orizzontale, ci decompensano, cioè ci destabilizzano, scusate il termine, ci destabilizzano, ma è proprio perché noi abbiamo la powerhouse pronta che siamo invece fermissimi con la nostra schiena. Mi ossigeno bene. Pausa. 30 secondi di pausa. In questi 30 secondi ci spostiamo sul nostro tappetino, mettendo da parte un attimo la sedia. Ci posizioniamo in quadrupedia, ok? E nella quadrupedia, dalla quadrupedia, faremo dei piegamenti sui gomiti fra 10 secondi. Attenzione che i gomiti piegano indietro e verso il pavimento, per capirsi, non fuori così, ma indietro. Schiena diritta come una tavola, partiamo. Piccoli e rapidi. Schiena forte. Mi ossigeno, giro vita attivo, la schiena si muove, vedete, come un'unica bacchetta, un'unica linea, non devo cedere con la schiena e la tenuta dell'addome. Il collo esce lungo dalle spalle, mi ossigeno profondamente. Forza, lo so, solo 10 secondi, dai che poi le nostre braccia sono toniche e stop, mi riposo 30 secondi, sciolgo bene i polsi, avete già intuito, lo rifacciamo esattamente lo stesso esercizio. Nel frattempo sciolgo i polsi, ragazzi abbiamo ancora 15 secondi di riposo, figuriamoci, saremo freschi come dei fiorellini, eh? Oh, 10 secondi, siamo già arrivati a 5, vamos in preparazione, schiena forte, si riparte, vai, ossigenati, più ossigeno porti, più riuscirai a superare la fase critica. Vabbè, me la metto così. Non è proprio così, ma... Vai, proviamoci, ossigeniamoci. O meglio, in parte lo è, però l'acido lattico va a creare quella sensazione di bruciore, dopodiché serve un po' di riposo per facilitare lo smaltimento. Ma detto questo, noi non ci arrendiamo e lasciamo la nostra schiena forte, il giro vita ancora più forte. Vai. Forza, piega i gomiti indietro, non in fuori. Mantieni la velocità, siamo bravissimi, dai. E voilà, bravi. Applauso se ce la facciamo, abbiamo le braccia un poco molli adesso. Molto bene, ci possiamo intanto rialzare. Ci siamo guadagnati un minutino di pausa, quindi ci
Meritiamo un sorso d'acqua se avete sete. Sciogliti bene, respira. E sciogli bene. Non so voi, io sento sia la loggia anteriore che posteriore bella, provata. Bene, passiamo all'argomento gambe. Finché ci riposiamo faremo qualcosa da in piedi e qualcosa dal tappetino, ok? Da in piedi potete tenere a portata di mano una sedia, ma non perché tutto il peso del corpo e tutto il vostro equilibrio sia demandato, diciamo, alla sedia, all'appoggio, ma solo perché non stiamo proprio esercitando l'equilibrio, quindi deve venire bene comunque il gesto biomeccanico per lavorare bene gli arti inferiori attraverso il vincolo a terra, cioè piedi a terra in piedi, così vi lavora bene la catena cinetica della spinta e delle gambe. Allora, solleviamo i talloni da terra di pochi centimetri da terra, ok? E faremo degli squat, mini squat, ok? Piego, estendo, lasciando sempre i talloni alla stessa altezza. Immaginate come dire di avere un tacco, 6, ok? Ok, partiamo con questo, non vi dico il secondo esercizio, tanto è molto semplice. Partiremo fra 5 secondi, quindi talloni tacco su, tacco 6, partiamo, vai, schiena dritta, su e giù. Le gambe sono distanziate quanto le anche, la schiena rimane dritta, non faccio questo, dritta, su, stringi bene i glutei, anche volontariamente, in parte potranno lavorare, anche se il lavoro lo percepiamo soprattutto ovviamente sugli arti inferiori, quindi attivo volontariamente i glutei così da rendere più efficace e completo il lavoro, e su, su, ulala, su, 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 vai ancora qualche secondo, mi ossigeno bene, e pausa, sciogli un pochino le gambe, così le posso scuotere un po', molto bene. Fra qualche secondo, una ventina di secondi, faremo per i nostri polpacci a gambe distese e levo e abbasso i talloni, ok? Con tutti e due l'appoggio. Faremo fra 10 secondi circa, anche meno, sono già diventati 5, 4, 3, 2, 1. Su e giù. Ossigenati bene. Mantieni l'asse della colonna, di tutto, in realtà di tutto il corpo, allungato in alto. Mantieni contratti i glutei, il giro vita forte, attenzione a non rimanere con la schiena troppo inarcata, nemmeno quando stringete i glutei non andate con il coccige in sotto, mantenete una buona posizione neutra del bacino e i polpaccetti si fanno sentire. Mi ossigeno bene. 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Sciolgo. Molto bene. Finché sciogliamo, il prossimo esercizio sarà un'abduzione sempre della stessa gamba. Attenzione che il bacino qua non si muove, quindi nemmeno la schiena, è solo la gamba destra, che poi faremo ovviamente la sinistra, che si allontana. Siamo pronti fra 5 secondi, corpo allungato in alto, io parto con la gamba destra, ora su, giù, apro, chiudo, fermi con il bacino, fermissimi. Mi ossigeno bene. Sì.
mi allungo in alto sulla gamba sinistra, allungati più che puoi, fermi con bacino e schiena, siamo come dire ingessati, è solo la gamba che si muove, vado a percepire bene il lavoro sull'esterno coscia, medio gluteo, mantieni una certa velocità. Allungati e respira profondamente. 5, 4, 3, 2, bravissimi. Vai a picchiare l'area esterna della coscia e del medio gluteo e preparati ovviamente per l'altro lato. Mi raccomando, parto, il bacino resta fermo. La colonna resta allungata. Io adesso avrò la gamba sinistra. Sentirete affaticata la gamba destra perché di fatto anche la gamba di terra va a lavorare, ma d'altro canto ha lavorato anche la sinistra prima. Fra 3, 2, 1, vai! Allungati bene in alto con la colonna. Questa gamba va portata fino al limite senza fare questo, rinnovo il dettaglio, però su bene la gamba fino a sentire bene il coinvolgimento dell'esterno coscia e medio gluteo, che è una parte che abbiamo qui tra le iliache e femore. Continua a controllare la tua postura, a partire dal piede di terra che appoggia bene, la statura che si allunga bene in alto. Mi allungo bene. Fantastico, bravissimi. Tieni forte il tuo girovita. Dai che mancano pochi secondi. Sì. E voilà. Anche da questa parte vado a picchiettare un pochino l'area che sento un po' massacrata. E ripetiamo, ragazzi, il primo esercizio dal relevé con una sorta di tacco 7 ai talloni, piego, estendo le gambe, mantenendo la schiena ben diritta. E lo faremo fra 5, 4, 3, 2, 1, vai. Piego, estendo, talloni sempre alla stessa altezza. Mantieni le gambe parallele, larghe quanto le anche, e quando le ginocchia si piegano, sono, vedete, sulla stessa linea della punta dei piedi. Non devono né convergere né divergere. Mantieni contratti i glutei. Forza, manca pochissimo, bravi, 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Metto da parte la sedia, ok? E mi metto sdraiata sul fianco, a terra, sul nostro tappetino, ok? Sul gomito e sul fianco destro, sollevando la gamba destra da terra, fra 10 secondi. Partiamo sollevandola il più possibile, forti nella schiena, 5, 4, 3, 2, 1, vai. Ossigenati bene, attenzione a non rimanere insaccati a livello della spalla, ma respingi bene con il gomito il suolo. Il busto è un po' in rotazione, sono di fatto appoggiata sul gluteo destro. Ossigenati profondamente, forza. Stiamo lavorando l'interno coscia, ve l'ho detto, ma l'avete già sentito, intuito. Molto bene, forza, ancora 15 secondi circa.
5, 4, 3, 2, 1, voilà, cambio dall'altra parte, mi sistemo. Sul fianco sinistro, gomito, gluteo sinistro, gamba destra di supporto, schiena che allunga, gamba sinistra già sollevata, aperti nel petto, buona la postura generale. Fra pochi secondi, ragazzi, partiamo sollevando molto di più questa gamba dall'interno, coscia, il ginocchio, guarda avanti, vai. Importante, non tenete la gamba che guarda in su, il ginocchio guarda avanti, anche un po' la punta del piede. Sentitevi respirare profondamente, aprite bene il petto e allungatemi bene la colonna. Guai a chi rimane insaccato così. Giro vita forte, su bene la gamba. Mantieni una buona velocità, una buona intensità grazie anche alla elevazione della gamba più in alto che puoi. Orienta bene il ginocchio avanti, la gamba resta tesa, cura tutti i dettagli. Forza, dai, 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 dai. Questo è quasi l'ultimo per le nostre gambe. E stop, molto bene, bravissimi. Dico è quasi l'ultimo perché comunque adesso abbiamo la fase per i glutei e in parte i posteriori delle cosce. Pian piano vi alzate, abbiamo qualche secondo in più di pausa. Bevete un sorsino d'acqua. Voilà, e prendete la vostra sedia. Molto bene. Allora, prima di partire con il conteggio, ripassiamo i nostri esercizi per i glutei e ci mettiamo con le scapole in appoggio, ok? Gli esercizi che faremo, allora ve lo dico perché appunto la preparazione non è così veloce, istantanea come le altre, non è neanche particolarmente difficile, comunque qualche secondo in più. Allora, gambe separate quanto le anche, il bacino scende, il bacino sale fino bene all'allineamento, ginocchia anche, spalle. Fate attenzione a non lasciare il costato in fuori, quindi tenuta degli addominali, e lasciate bene scaricare il peso della testa sulle mani, molto importante. Ok. Faremo questo esercizio per un minutino. Se voi siete già in postazione, mettete, se non ci siete, mettetevi fra 5 secondi. 4, 3, 2, 1, partiamo. E vai. Lascia che il respiro sia lungo e profondo. Controlla la biomeccanica dell'esercizio, gambe separate, i femori restano paralleli, il bacino scende e sale, scarico il peso della testa sulle mani, questo è molto importante, ok? Se avete noia alla schiena, riducete un pochino l'ampiezza e l'escursione del movimento. Molto bene. Là là. Forza, ancora una ventina di secondi, anche meno. Forza, 10 secondi. Tre, due, uno. Pausa. Ok, tenete la sedia in aria perché rifaremo questo esercizio, ma prima facciamo 30 secondi di affondo laterale, 3 a destra e 30 secondi a sinistra. Vi ricordo, nell'affondo laterale dovete cadere un po' in avanti con la schiena, ma non qui, ok? Partiamo da un lato, 3, 2, 1, lungo il passo, cado e torno. Ciascuno trovi la propria velocità, la massima velocità possibile insieme al massimo affondo sulla gamba, ok? Voilà, partiamo
Vai, 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 ancora 10 secondi circa, orienta bene il piegamento del ginocchio sulla stessa linea del piede. Cambio ragazzi, altro lato, vai, sperimenta l'altro lato, allungando bene il passo, affondandoti bene sulla gamba, lungo il passo, bene il piegamento del ginocchio sulla punta del piede. Vai, 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 vai. Rimani ben compatta con la schiena che si inclina di poco, asseconda un po' il movimento. E pochi secondi, pausa. Ok, vai a riprendere la tua sedia. Rifaremo l'esercizio visto prima, nel frattempo cammina un attimo. Io vi annuncio ai meno 10 così ci prepariamo, ok? Direi che stanno per arrivare già meno 10 adesso, quindi prepariamoci. Mi siedo, appoggio le scapole, sistemo la testa, scarica il peso, si parte, vai. Ricordati di scaricare bene il peso della testa sulle mani. Le gambe sono separate, i femori restano proprio fermi lì, ok? Le ginocchia non devono né convergere né divergere. Cerca di spingere bene con entrambi i glutei. A volte c'è una dominanza di una gamba più forte, quindi stringi, attivali anche volontariamente. Uno così ti lavora di più e cerca anche di sentire se c'è differenza fra un arto e l'altro, un gluteo e l'altro. Molto bene. Forza ancora un po'. Dai, 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 dai. Siamo super bravi. Ancora poco. Ancora 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. 30 secondi. Mettiamo da parte la sedia. Mettiamoci nuovamente a terra, ok? Anzi, non a terra, scusate, ma sul nostro tappetino ripetiamo l'affondo laterale. 30 secondi da un lato, 30 secondi dall'altro. Fra 5, 4, 3, 2, 1, lungo il passo, giù e chiudo. Cerca di dare una buona esecuzione, una buona velocità. La schiena è come la schiena di un omino della Lego, né? Non si articola, non si inarca, non si insacca, si inclina di poco dalle anche. Vai, compensa un po' in avanti con le braccia. Ancora pochi secondi, facciamo il cambio, ragazzi, eh? Bravissimi, cambio. Subito di là, vi aspettavate la pausa? No, era il cambio. Vai, vai, sì, dai che non manca molto, siamo bravissimi, bravissimi, voilà, pochi secondi, ok, ora, ok, io sposto la camera, mettiamoci via via che passano i secondi. Sdraiati, ok? Completiamo il nostro lavoro fra 15 secondi sdraiati a terra supini con bridge. Quindi da qui solleviamo e abbassiamo il nostro bacino, lasciate i piedi piuttosto lontani con le punte dei piedi sollevate. Partiamo su e giù, attenzione sempre alla tenuta dell'addome. Questo ci fa lavorare bene sia i glutei, ma soprattutto i posteriori delle cosce. Potevamo dimenticarli loro, è un rasso da tutto. Stringi bene i glutei, in effetti qui ci lavorano di più i posteriori delle cosce, motivo per cui per intensificare volontariamente vai a stringere di più i glutei, rendi forte il tuo girovita, lascia i piedi flex. Fai dei respiri belli e profondi, lunghi.
Molto bene. E voilà. Brava. Teniamo le mani dietro la nuca. Intrecciate pure le dita. Lasciate la schiena in imprint, cioè che aderisca, diciamo, a terra. Premete la nuca contro i palmi delle mani. Sollevatevi con la testa e con le spalle, ma continuate con la nuca a premere contro le mani. E adesso fai dei piccoli bounce che riguardano solo proprio il costato con l'addome, non sono le braccia che tirano, ok? Continua a premere la testa, la nuca contro le mani, assicurati di scaricare il peso della testa e focalizza proprio sul il lavoro qui sul costato, ok? Che entra nell'addome. Non andare troppo in su con il pube, lascialo un po' spinto in avanti. Non tirare il collo con le braccia, ricordati di appesantire la testa sulle mani, di premere la nuca giù. Il collo è lungo, le mani anche un po' aiutano a creare lunghezza nel collo. La schiena appoggia ma non preme mai nel tratto lombare, al limite si appoggia, sparisce il cosiddetto filino d'aria sotto la lombare, ma non di più. Forza. Continua ad ossigenarti profondamente, a controllare di scaricare il peso della testa sulle mani, che la schiena appoggi ma non prema nel tratto lombare. I gomiti sono nel campo visivo, collo lungo, rilassato, le braccia sostengono solo il peso di testa e collo, ma non tirano, non eseguono il movimento. E voilà. Molto bene, ragazzi. Teniamo la mano sinistra, no, non abbiamo finito. La mano sinistra dietro al collo. Di nuovo ci solleviamo e andiamo a toccare con la mano destra il malleolo destro, ok? La cosa importante è che sempre riusciate a scaricare il peso di testa e collo sul braccio, in questo caso il sinistro. Pari il bacino, schiena in appoggio, è solo la parte alta del corpo che un po' va a muoversi. Mi ossigeno bene. Cambio mano, cambio lato. Vai, con la mano sinistra a toccare il malleolo sinistro, non tirare troppo, avvicinati, anche lo stinco va bene. Il tratto lombare solo tocca ma non preme, scarico il peso di testa e collo, importantissimo. Bravi ragazzi, bravissimi. Facciamoci un applauso. Tac, rilassiamoci a stella, braccia e gambe abbandonate letteralmente al suolo. Ora ti stiri con il braccio destro e la gamba sinistra, come se ti tirassero mano e piede opposta. E rilasso. L'altro incrocio. Tiro, 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 tiro. E rilasso. Mano destra, piede destro, quindi allungati bene nel lato destro del corpo, trova il tuo spazio. E rilasso ancora. Scusa, l'altro lato, perdonami. Tiro, 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 tiro. E ritorno. Allungati con due braccia e due gambe assieme, un grande sbadiglione. Tirati. E voilà, molto bene. Recupera una gamba, recupera l'altra, lascia fuori le braccia e porta entrambe le gambe alla tua destra, lasciando la spalla sinistra giù. E respira profondamente.
Piano torno al centro con le ginocchia e porto entrambe le ginocchia a sinistra, lasciando la spalla destra giù. Tre respiri profondi. E ritorno. Metto la pianta dei piedi a contatto, lascio aderire a terra la schiena, posiziono le mani dove arrivano circa a metà coscia ed esercito una leggera pressione delle mani contro i femori, tenendo la schiena appoggiata e il mento giù. Tutta la schiena appoggia, il tratto lombare aderisce, non preme. E piano risali con le ginocchia, porta un ginocchio flesso al petto, intreccia le dita delle mani oltre il femore, abbastanza in basso, e cerca di stendere la gamba il più possibile. Cosa che voglio è che lasciate il femore sulla verticale, se riesci allinea la gamba alla coscia, altrimenti la lasci ferma un poco prima così e ritorno. Ok? Tiro e là. Schiena dritta, bacino pari, mento giù. Ossigenati bene mentre esegui questo. Non è proprio un calcio, mi raccomando. Fate lento il movimento e di ripetizione in ripetizione cerca di stendere sempre di più la gamba. Molto bene. Cambio. Afferra con l'incrocio delle dita, il femore sinistro, rendi pari bene il bacino, mantieni la schiena, mento giù. Il femore resta lì, diciamo, proprio sulla verticale, le braccia aiutano e la gamba che si flette e che cerca l'estensione, quindi tibia e perone che si allineano al femore. Di ripetizione in ripetizione, riuscite a sentire un po' di miglioramento. Mi ossigeno profondamente. Molto bene. Portate entrambe le ginocchia al petto con le mani sopra, eseguite dei cerchi in due sensi opposti, così sciogliamo un po' le nostre anche. Di fatto lo sono già, ma le alleggeriamo un attimino. Insieme alla schiena, l'altro giro. E adesso tutte e due le gambe un po' a destra, un po' a sinistra. Dondoliamo, lasciate le spalle non incollate, immobili, ma tendenzialmente fermi nella parte alta del corpo per permettere il dondolio. Molto bene. Ci lasciamo cadere su un fianco con l'aiuto del braccio opposto al fianco. Ci mettiamo seduti, gambe incrociate, ci allunghiamo bene verso l'alto. Un bel respiro. Bene ragazzi, allora io rinnovo gli auguri di fine anno, ma soprattutto di un inizio anno più sereno, speriamo per tutti, siamo tutti legati, quindi ci siamo accorti proprio di quanto siamo uniti in questa situazione. Bene, io vi ringrazio per tutte le lezioni fatte insieme fino adesso, quelle che faremo insieme in futuro, un caloroso abbraccio per tutti e tanta serenità nelle vostre famiglie. A presto con la prossima lezione.